oggi proviamo a rispondere a qualche domanda che qualcuno di voi mi ha fatto sulla Moto Guzzi V7 terza serie, e per questo entreremo in autostrada. Ecco, uno dei primi problemi di questa moto, diciamo, chiamiamolo problema, è che non entra la folle, cioè, la folle entra, però ora che la trovi è arrivato Natale. Mi hanno detto che sistemando e smanettando con la regolazione della frizione si sistema, io l'ho fatto, un po' si sistema, un po' comunque ti ci devi abituare. Diciamo che tutta l'elettronica di questa moto è un po' lenta. Moto Guzzi, vi dovete aggiornare, dai. Quindi Moto Guzzi, migliorate questa elettronica. Cazzarola, chi la fate la fare in Cina come gli altri, no? Vi perdoniamo. No, sto scherzando, continuate a farla male in Italia, che così possiamo dire di avere una moto totalmente italiana. Perché ci fermiamo in autogrill? Perché una delle domande che mi è stata fatta è stato quanto ci mette una Moto Guzzi V7 3 ad andare da 0 a 100. Allora adesso lo proviamo, perché non l'ho mai provato, ho letto che ci mette 6 secondi, qualcosa di questo tipo qui. Non è una moto da sparo, ragazzi. C'ha coppia, c'ha 60 Nm di coppia che si sentono. E allora adesso proviamo a farla partire. Chissà se si può fare sta cosa, ma restano, cazzo, mi arrestano. Venitemi a trovare in prigione. Via. Questa era la Guzzi da 0 a 100. Vediamo adesso qual è la velocità massima. Tutto in carena. Come vedete, tutto in carena arriva più o meno ai 190. Nel mentre che ci facciamo questo pezzo di autostrada, questo punto in tranquillità, vi racconto gli altri difetti che ha questa moto. Uno dei difetti che mi sta più trapanando il cervello è che tocca il cavalletto abbastanza facilmente. Il cavalletto ovviamente è sulla sinistra, e questo mi sta portando a fare curve a sinistra con molta insicurezza, e non è bello. Il tema è che non so se è per come faccio le curve, probabilmente male, ma non è che gratta in un modo aggraziato, non so per che motivo. Anche la pedana sembra che stai spaccando la moto, e sembra che hai piantato qualcosa nell'asfalto. Un altro problema di questa moto sono le sospensioni posteriori, che non sono al massimo né da touring né per divertirsi un po'. Sono da cambiare appena arriva lo stipendio del mese successivo all'acquisto della moto. Però questa moto c'ha anche molti pregi, e non sarebbe giusto parlare solo di qualche difetto. Quali sono i vantaggi veri di questa moto? Allora, il primo è che, avendo il cardano, zero manutenzione catena, non ti sporchi con il grasso, non devi ricordarti ogni volta che arrivi a casa di dargli un'ingrassata. L'altra cosa positiva questa moto è il serbatoio. Ha un serbatoio da 21 litri che è infinito, ci fai 400 km di fila. Un altro pregio è come va il motore, i dati non gli danno giustizia, è una moto che ha coppia. Il motore, devo dire, è da tenere piuttosto sui giri per farlo girare bene. Non ho ancora cambiato i terminali, dicono che facendolo migliori un pochino l'erogazione ai bassi, vi saprò dire una volta fatta la modifica. Non mi è ancora venuto voglia di fare staccatoni di un certo tipo,
anche perché non ne sono capace e anche perché mi sembra che la moto comunichi altro quando arrivi in curva. La protezione all'aria, come molte moto naked, è praticamente inesistente. Il cupolino che vedete, che è il Moto Guzzi originale, cupolino sport, quello piccolo, protegge quando vai in carena, quindi ti devi mettere così per sentire la protezione. A questo punto ripara molto, ma ovviamente sei sdraiato in sella. Probabilmente rispetto alle naked più moderne, per come è fatta questa moto, che sei seduto praticamente sopra la moto, sei esposto con tutto il busto rispetto ad altre moto in cui magari sei esposto solo con la parte alta. Una moto divertente, io mi ci sto divertendo molto, la uso tutti i giorni per andare a lavoro, la uso per farmi qualche scampagnata, qualche strada di montagna. Ed eccola qui la frullina Moto Guzzi U7 3 Stone. Abbiamo montato delle sospensioni Hollings. Questo che vedete qui, questa è stata un bel incontro avvicinato con una montagna dovuto dal fatto di aver toccato il cavalletto. Ho alzato la moto perché mi sono spaventato principalmente, e dovrei per farvi vedere dove tocca il cavalletto principalmente, qui vedete che è consumato, e qua prima inizia qui a toccare, poi dopo ha iniziato a toccare qua. E la pedana ovviamente non tocca perché tocca prima quello, quindi questa qui è intonsa quasi, forse ha grattato anche un po' la pedana. Questa è grattata. Vedete, forse perché c'ha ste punte, sembra, le pedane sono grosse di sta moto, son pedane grosse, sembra che si incastri proprio nell'asfalto. Però ecco, guidata con un po' di prudenza, sto provando queste gomme qui, sono le Metzler Roadtec 01, finora mi sono trovato bene, anche se questi cosi qui non se ne vanno via. E non è che non ci sono andato, però si vede che non abbastanza. No, anche dietro, niente, sono... Questo prova quanto io sia sega. Togliamoli, va, che così facciamo i fighi al bar, sennò qua siamo rovinati, se non riusciamo a fare i fighi al bar. Se voi montate queste gomme, avete qualche impressione da condividere, o se ne montate altre e volete comunque condividere le vostre impressioni, ben venga. Abbiamo cambiato il filtro dell'aria, non è cambiato molto tranne il sound, sentite? Vediamo se si sente. Sente un po' di rumore di aspirazione, che non guasta mai. E gli scarichi dopo un po' hanno iniziato a fare un sound migliore che non all'inizio, che era proprio una frullina. Bene, un ultimo sguardo, vi ho raccontato un pochino la mia esperienza dei primi chilometri con questa motina. Fatemi sapere nei commenti se questo video vi è piaciuto, se non vi è piaciuto. Adesso è tempo di tornare a casa.